Il governatore del Puglia Michele Emiliano ha auspicato un'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle anche a livello locale, in vista delle imminenti elezioni regionali del 2020. Il presidente, alla guida di una giunta di centrosinistra, ha aperto così la strada ad un'intesa sulla scia del possibile accordo tra le stesse due fazioni politiche al governo nazionale. L'idea era stata già prospettata nei giorni scorsi dal pentastellato Mario Conca, non trovando però d'accordo gli altri 7 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, contrari all'intesa. Il governatore della Puglia è così sceso in campo, ricordando come già in passato avesse aperto la strada ad una possibile alleanza tra le due fazioni, proponendo ai pentastellati 3 assessorati, ma loro dissero di no, ha ribattuto Emiliano. Chiaramente contrapposta alla posizione degli esponenti del Movimento 5 Stelle, per la consigliera Grazia Di Bari l'avvicinamento di Emiliano al partito potrebbe nascondere altri scopi. Quando siamo stati eletti ci ha proposto, ci ha dato 3 assessorati, ma soltanto con l'unico scopo di tenerci buoni, di non farci parlare. L'ha detto proprio quando ha dato la possibilità di avere 3 assessorati al Movimento 5 Stelle, di non dover poi contrastarlo in determinate sue azioni politiche, cosa che non poteva essere, insomma. E dopo le dichiarazioni del governatore della Puglia di insorgere, sono stati i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia e Direzione Italia. Per Erio Congedo, Ignazio Zullo, Luigi Manca, Renato Perrini e Francesco Ventola a creare una grossa coalizione in Puglia e per Emiliano l'ultima scialuppa di salvataggio a cui aggrapparsi per affrontare quelle sofferenze da lui stesso create, con buona pace della Puglia e dei pugliesi, gli unici a fare le spese di queste acrobazie politiche.